Non c'è pace per Siena, scombussolata, disorientata da mesi per lo scandalo Montepaschi. Nessuno immaginava che il giorno più buio dovesse ancora arrivare. Quantomeno che arrivasse così in una sera di marzo, in un vicolo, dietro una delle piazze più belle della città. Un corpo a terra, volato giù per 25 metri da una delle finestre di Rocca Salimbeni. Muore così David Rossi, 51 anni, capo comunicazione di Montepaschi. Una vita dedicata al rapporto coi media. Manager nato e manager cresciuto nella sua Siena, lavorava a ritmo continuo. Nel cestino a fianco alla scrivania due biglietti stracciati o quasi, forse perché provava a scrivere e non ci riusciva, il messaggio per la moglie: ho fatto una cavolata. Breve, stringato, lascia immaginare molto, ma dice nulla. Lui è abituato a rapportarsi coi giornalisti, alla cronaca non lascia altre tracce. Toccherà al PM Nicola Marini, l'unico dei quattro magistrati di Siena che non si occupa dell'inchiesta sulla banca, capire cos'è successo, cosa vi sia dietro questa tragica morte. Una storia che getta ulteriori ombre là dove inquirenti e investigatori tentano di portare luce senza inquisizioni e clamori. Sembra che David Rossi fosse provato dalla perquisizione del 19 febbraio scorso. Quel giorno la Guardia di Finanza era andata anche a casa dell'ex presidente della banca Giuseppe Mussari e dell'ex direttore generale Vigni, ma a differenza loro, coinvolti a pieno titolo nell'inchiesta, non risultava indagato. Con Mussari erano amici dagli anni 90, insieme sempre, e quando l'avvocato nel 2006 era arrivato alla guida di Montepaschi aveva voluto ancora Rossi con sé, rimasto al suo posto anche con l'uscita di scena del vecchio management e l'arrivo di Profumo. Chiara Cerqueti, Sky TG24.